E queste regole sono tutte sulla consolazione e sono particolarmente importanti da dare separate dalle prime, per non confonderle, ecco. E saper leggere le consolazioni e capirle diventa il principio poi delle scelte, perché ogni scelta va fatta in clima di consolazione. Quindi ogni decisione, cioè la volontà positiva di Dio, ci si rivela attraverso le consolazioni. E circa le consolazioni, dice Paolo nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo primo, sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre della misericordia, Dio di ogni consolazione, che ci consola in ogni tribolazione, in modo che possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati da Dio. Infatti abbondano le sofferenze di noi in Cristo e di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda la nostra consolazione. Così che siamo tribolati è per vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati è per vostra consolazione. E avanti. Si parla continuamente di consolazione. E notate, è una consolazione che c'è nelle sofferenze, che c'è anche nella tribolazione. Ed è tipico della consolazione dello Spirito che ci può essere, anzi si robustisce addirittura nelle difficoltà. A differenza delle pseudo-consolazioni che non resistono alla sofferenza. E come vedete il ministero di Paolo è un ministero di consolazione e anche le sofferenze che vengono nominate 4-5 volte in questi versetti si contrappongono alla consolazione e alla gioia nominata 9 volte. Quindi, e si vede come la consolazione è la forza del ministero di Paolo e del frutto. E allora vediamo un pochino e delle regole. La prima regola dice che è proprio di Dio e dei suoi angeli con le loro mozioni dare vera letizia e godimento spirituale, togliendo tristezza e turbamento inoculati dal nemico. La parola proprio nel latino medievale indica che è proprio dell'essenza. È dell'essenza di Dio e dei suoi angeli con le loro mozioni dare letizia e godimento spirituale. Quindi la consolazione viene da Dio e dà un risvolto di letizia e gioia spirituale. La riconosci dalla letizia e dalla gioia spirituale. E questa è proprio di Dio il darla. Quindi ogni volta che c'è letizia e gioia spirituale è un dono di Dio. Accoglilo. Dio vuol dare gioia, vuol dare letizia. È il segno della sua presenza la gioia. Ed è proprio di lui dare gioia. Ed è proprio del nemico combattere tale letizia e consolazione con regioni speciose, sofismi e continue falsità. Quindi è proprio del Signore darci gioia. È il contrario di quel che pensiamo. Noi pensiamo che sia il nemico a darci piacere, il nemico e il Signore a darci turbamento, no? Chissà cosa vuole Dio. Dio vuole darti gioia e letizia spirituale. E ogni movimento di gioia e letizia spirituale viene da Lui. E il segno anche che la consolazione viene da Lui è proprio la letizia spirituale che ti lascia. E il nemico questa cerca di toglierla in tutti i modi. Perché? Perché se io cammino è per la gioia spirituale, e la gioia del Signore è la vostra forza, no? Neemia 8:10. È questa gioia che mi fa camminare, per questo il nemico cerca di togliermela, di impedirmela in tutti i modi, con sofismi, ragioni speciose, anche falsità, dicendomi che Dio non può darla, eccetera, no? Per cui la vera ascesi spirituale è proprio lo scacciar via i sofismi, le ragioni speciose, le falsità che mi mettono turbamento e tristezza, che mi impediscono di camminare. Queste vengono dal nemico.
Non viene mai da Dio nessun moto di sfiducia, nessun moto di confusione, nessun moto di tristezza. E quando anche mi desse moto di compunzione dei miei peccati, me lo dà con letizia interiore, è una consolazione il dolore dei peccati. D'accordo? Non è un essere abbandonato e sfiduciato, è un'altra cosa. Il nemico magari ti può mettere nel dolore dei peccati la sfiducia e l'abbattimento, allora devi distinguere che viene dal nemico questo. Ed è molto importante questa prima regola. E la seconda regola, ancora più profondo, è solo di Dio dare consolazione senza causa precedente. Ecco, è proprio di Dio dare gioia con le sue consolazioni, è solo di Dio dare consolazioni senza causa precedente. Cioè, cosa vuol dire? È proprio del Creatore entrare, uscire e fare emozioni, elevandole interamente all'amore di sé e della sua divina grandezza. E dico senza causa, cioè senza precedente sentimento conoscente di un determinato oggetto. Cioè, se sto facendo una meditazione su cose, queste mi provocano una emozione, viene da Dio, ma non è direttamente da Dio, perché ha una causa. Per cui viene anche dai miei buoni sentimenti, dalla mia ricerca. Invece è solo di Dio il dare emozioni e vera letizia spirituale senza causa. Perché? Perché Dio è già dentro in noi. Dio è più interno a noi di noi stessi. Dio agisce in noi. Agisce con sovrana libertà. Anzi, se noi arrivassimo a stare dentro di noi, cioè ad abitare nella stanza superiore, saremmo sempre nella gioia senza causa, perché dentro di noi c'è il Signore. Quindi per sé il punto d'arrivo della vita spirituale è vivere in questa gioia senza causa, non perché sei scemo e allora sei sempre contento perché non hai problemi, ma perché stai davanti al Signore che è già in te ed è davanti a te. E quindi sei sempre nella gioia e non hai bisogno di nessuna causa esterna, che piova, sia sereno, ti insultino, ti apprezzino, ti vada bene, ti vada male, è molto secondario, anzi è una cosa inutile, perché la tua gioia ce l'hai già. E per sé il punto d'arrivo della vita spirituale è questa gioia senza causa, è starci lì stabilmente, giuire del Signore, è l'anticipo che possiamo avere in questa terra della vita eterna, ma già anche è frutto di un esercizio, che cioè cerco di vivere la presenza di Dio, di interessarmi, di cercare il Signore con cuore puro, e chi cerca il Signore, beati puri di cuore, vedranno Dio. Cioè, chi cerca davvero il Signore, un po' alla volta, sta davanti al Signore, e sta stabilmente nella pace e nella gioia. Difatti, quando perdiamo la pace e la gioia? Quando ci angustiamo delle nostre cosette. Non certo quando stiamo davanti al Signore. E tra l'altro questa pace e questa gioia diventa la forza fondamentale di ogni azione. Perché hai già la tua consolazione, quindi puoi agire senza cercarla. C'è già la forza. C'è già la luce. Ecco, in base, quindi è importante, cioè senza causa precedente, cioè, così. La terza regola dice che con causa può venire la consolazione dal Signore o anche dal nemico. Come faccio a saperlo? E vedo il risultato. Se vi porta un fine cattivo non viene da Dio. Se mi porta un fine buono viene da Dio. Questa è quella con causa, quella senza causa viene sempre solo da Dio. E come fa l'angelo cattivo a dar consolazione? E ci possono essere due modi in cui lavora, uno dando lui stesso delle consolazioni con causa, l'altro entrando nelle consolazioni che hai per intromettersi.
Ecco, qui si contempla il primo caso, l'angelo cattivo si trasfigura in angelo di luce introducendosi in conformità con l'anima devota e con concludere con se stesso, cioè insinua pensieri buoni e santi e dopo cerca di trascinarlo altrove, cioè spiego. Ecco, ti fa pensare per esempio quanto è bello amare il Signore, quanto è bello essere misericordiosi, e quanto è bello essere misericordiosi nella pastorale, e poi vai avanti così e poi arrivi a dire, ecco, e poi invece quanto invece quel prete non applica nella pastorale la misericordia, cioè ti accorgi che partendo da un pensiero buono arrivi a giudicare e a condannare gli altri, supponi, è capitato qualcosa di sbagliato in mezzo, il pensiero era buono, oppure quanto è bello amare il Signore se tutto lo conoscesse, e poi ti accorgi che perdi la pace per questo pensiero. Il Signore non ti toglie la pace neanche nello zelo, ti dà pace, forza e serenità. Vuol dire che è intervenuto qualcosa che ti ha fatto perdere la pace, che non viene da Dio. Neanche per il bene si perde la pace, se no che bene è? Come far la guerra per i pacifisti, si mettono a uccidere per... Cioè, quindi è interessante, no? Come facilmente anche nelle cose buone veniamo giocati, cioè il nemico non è che ci contrasta, se vogliamo il bene ce lo fa volere, ma magari con ansia, con precipitazione, senza rispettare i ritmi, i tempi, togliendoci la pace, la serenità, per questo non viene da Dio. E questo lo dice per sé la quinta regola. Dice, per questo dobbiamo fare molta attenzione ai nostri pensieri. Se il principio, il mezzo e il fine sono tutti buoni e tendono unicamente al bene. Cioè il bene è ex integra causa, è buono in tutti i suoi aspetti e dà solo bene. Ma se nel corso dei pensieri c'è una cosa cattiva o inutile o meno buona o che toglie la pace e conturba l'anima, vuol dire che è intervenuto il nemico, vuol dire che stai sbagliando, anche se la cosa è buona. E guardate che in queste cose sbagliamo moltissimo, nel senso che magari su cose buone diventiamo implacabili, tremendi, perdiamo la pace, la facciamo perdere agli altri. Se il nemico o ci rovina sull'obiettivo, dandoci obiettivi falsi, o ci rovina nel modo di eseguire, spingendoci ancora più alacremente verso le cose buone, ma togliendoci la pace, la serenità, la gioia, la luce, l'intelligenza per farle, in modo che così con tanto zelo facciamo il male. E noi ci accorgiamo dei risultati, sia perché il risultato è negativo, oppure dallo stato d'animo, perché ho perso la pace. E quando ho perso la pace vuol dire che c'è qualcosa che non va. Anche il criterio se io devo fare una cosa o no è la consolazione interiore, la forza e la pace interiore che ho. Ed è lì il luogo. Se io ho turbamento devo vedere se questo turbamento viene da ripugnanze mie, chiedo al Signore di superarle. Se invece mi rimane il turbamento vuol dire che quella cosa non è per me, anche se è buona, mica devo fare tutto il bene del mondo io. Devo fare quel bene che Dio vuole da me e vuole da me quello che riesco a far con pace. Evidentemente quella pace che suppone anche il conoscere le proprie resistenze, quelle che vengono dal nemico e chiedere di superarle, ma non vuole da me che perda la pace. Ecco, e così la sesta regola è una specificazione ancora di questa, dice quando è riconosciuto dalla coda serpentina, cioè dal fine negativo il male, rivedi tutta la serie del tuo ragionamento e dei tuoi pensieri per vedere dove si è inserito, così capisci un po' il meccanismo del male come viene. E quella regola settima dice come entra il Signore o l'angelo buono in noi. A quelli che procedono di bene in meglio, l'angelo buono tocca l'anima dolcemente e soavemente, come una goccia d'acqua che entra in una spugna. Una goccia d'acqua che batte su una spugna non la senti. Questo vuol dire. Così,
Quando cerchiamo il bene, il Signore entra così soavemente e dolcemente che neanche lo sentiamo. Lo sentiamo di più all'inizio, quando viene dal di fuori, che non quando è dentro abitualmente. Per questo ci vuole molta attenzione interiore per scoprire il suo linguaggio. Cioè, come il mormore che ascoltò Elia, no? Cioè, Dio si rivela nella brezza leggera perché è già dentro, quindi non fa rumore, non apre la porta. Quindi ci vuole molto più attenzione e silenzio interiore quando cerchi il bene. Quando cerchi il male, c'hai il rimorso, siccome lo butti fuori, è lì la porta che bussa. E quando entra per la prima volta, difatti, tutti vediamo che nella vita spirituale all'inizio avevamo più sensibilità, più diciamo, ma allora Dio dov'è? No, semplicemente prima veniva dal di fuori ogni volta e ti accorgevi. Adesso è dentro, ci vuole più attenzione, devi raffinare la tua sensibilità. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, capita quando si cerca il Signore, il nemico invece ci tocca acutamente con strepito e inquietudine, come l'acqua che cade sulla pietra. Cioè, è interessante che proprio possiamo subire tentazioni molto più forti quando cerchiamo il bene. È più brutale. Quando cerchiamo il male non occorre neanche essere tentati troppo. Si lascia andare in pace. Mentre invece ci meravigliamo, ma come adesso che cerco il bene sento così forte tentazioni, ripugnanze? E appunto, è tipico del nemico che essendo fuori entra con molto rumore o vuole entrare con molto rumore. Ed è interessante, quindi quasi la lotta sembra più dura, e lo è anche effettivamente per certi aspetti. Ecco, l'ottava regola parla della consolazione senza causa e dice: una consolazione senza causa è certamente dal Signore, quindi non c'è inganno, quindi è tutta buona. Però saper distinguere la consolazione che viene dal Signore o l'ispirazione che viene da Lui, dalle conclusioni che tiri tu dopo. Non è detto che quelle vengano dal Signore. Ecco, e quindi distinguere quello che è il tempo proprio della consolazione, che cioè è un dono che viene dal Signore e che magari non ha neanche nessun oggetto dentro di cose da fare, dalle risoluzioni che prendi tu dopo. Quelle le devi valutare invece se sono giuste o no. Mentre può essere giusta la causa, cioè la consolazione che hai avuto, possono essere sbagliate le tue conseguenze. Ecco, queste regole possono sembrare anche molto sottili, esigono chiaramente una grande capacità di sguardo interiore, però come vedete sono ordinate prima di tutto a fare un'igiene spirituale, secondo me, cioè ad accogliere le emozioni buone e a respingere quelle cattive, in modo che sono abitato da quelle buone, la mia vita sarà determinata sempre di più dalle emozioni di gioia, di letizia, di pace, di serenità, cioè che è il frutto dello Spirito in fondo. Cioè la nostra vita cristiana, il dono dello Spirito Santo, la vita filiale, si manifesta proprio nel frutto dello Spirito che Galati 5,22 sono l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, fedeltà, la mitezza, la libertà, il dominio di sé. Ecco, e questo è il cammino di tutta la nostra vita, lasciare che traspaia sempre di più questo dominio dello Spirito. Contemporaneamente in noi ci sono gli istinti contrari, opposti, di tristezza, di egoismo, di inquietudine e di turbamento. Va bene, li scacciamo. Ecco, e più ci abituiamo a vivere alla presenza di Dio, ecco, più arriviamo ad essere in una situazione stabile di consolazione, consolazione che non è che ti fa uscire dalla realtà, ma che regge anche nella desolazione, anche nella persecuzione, anche nella morte. È la consolazione del Signore. Ecco, e poi, dicevo, imparare a analizzare bene il seguito dei propri pensieri, perché possiamo avere un pensiero buono, ma il nemico ci toglie la pace su quello e vuol dire che è sbagliato. Cioè, il bene del Signore è tutto bene, ti lascia nella pace. Dove non c'è la pace, c'è qualcosa che non va,
anche nelle cose buone. Cerca di capire cos'è. Va bene, ecco. Queste ogni tanto cercate di vederle perché sono sommamente istruttive per la vita spirituale. E la vita spirituale è soprattutto saper leggere la vita dello spirito in noi, avere questo discernimento. E non sono cose sublimissime. Trovate in tutte le lettere di Paolo, il finale parla proprio del frutto dello spirito, di ciò che l'uomo è e deve essere, ciò che deve favorire questa azione dello spirito e stare attento a quella contraria, per non cadere schiavi del male. Quindi praticamente è il senso della nostra vita questa lotta spirituale. E domani vedremo come proprio per ogni decisione è importante questa lettura, perché le decisioni le dobbiamo prendere in base alle emozioni che il Signore ci mette nel cuore.